Rivara con lo splendido parco di Villogliani alle spalle, con Claudia Ferrero, presidente dell'Accademia del Ricercare, che è qui già da parecchi giorni per un corso internazionale di musica antica. Se ci vuoi raccontare qualcosa di questa accademia, dei ragazzi, di che cosa avete fatto in tutti questi giorni. L'Accademia di Ricercare è un gruppo di musica antica che nasce nell'89 e velocemente si ingrandisce sempre più con più organici che ovviamente si faranno a un repertorio barocco con strumenti originali. L'Accademia non è solo però gruppo esecutivo, ma è anche una scuola di formazione. Ecco perché noi siamo qui quest'anno nella prima edizione di Rivara, anche se in realtà arriviamo da 25 edizioni precedenti a Romano Canavese, in cui abbiamo avuto sempre più ragazzi che arrivavano in questa nuova avventura. Qualcuno si potrà chiedere: ma come fanno dei ragazzi giovani a interessarsi di una musica antica, perché questo termine sembra obsoleto? In realtà la musica antica è una musica che si studia in tutti i conservatori, quindi nei periodi proprio come percorso formativo, ed è una musica che arriva diretta al cuore, perché non ha bisogno di avere di conoscenze, di cose che vadano al di là dell'ascolto e dell'efficacia della teoria degli affetti. Cioè tutti cercano di trasmettere, sia i compositori solo di musica strumentale che ancora più quelli vocali, di trasmettere un affetto, un modo di fare, un modo di gestire. Ovviamente il suonare in gruppo per i ragazzi è meraviglioso, e negli anni abbiamo avuto un sacco di affluenza, soprattutto dall'estero, che continua ancora adesso. Abbiamo iniziato questa settimana dei corsi proprio con un ensemble strumentale che anni fa erano insomma tutti allievi, e adesso stanno affrontando anche loro il repertorio da professionisti, e questo ci gratifica, perché occuparsi di formazione vuol dire anche occuparsi del futuro di questi ragazzi. Il secondo concerto è stato proprio invece dedicato ai ragazzi che l'anno scorso hanno vinto una borsa di studio. Antico è una stagione che è iniziata nel Duomo di Torino il 15 di aprile, arriverà fino a dicembre, passando attraverso i comuni non solo della provincia di Torino, provincia di Cuneo, e anche della Liguria. I prossimi due concerti saranno dei primi mesi di agosto, saranno proprio in Liguria. Ragazzi, da che età vanno, fino a che età, e più o meno qual è la loro provenienza?
Beh, è un gruppo molto eterogeneo perché abbiamo ragazzi dei percorsi preaccademici, quindi della fascia liceale, fino ad arrivare a così amatori, e quindi sto parlando di sessantenni o anche più, di persone che affiancano la passione musicale ad un lavoro. Ieri abbiamo avuto una bellissima conferenza di un chimico dell'Università di Torino, che è anche lui un nostro allievo e un flautista molto bravo. Da dove vengono? Un po' da tutte le parti. Siamo fieri di avere ragazzi che provengono da tutti i licei musicali del Piemonte, e questo è bello perché vuol dire che la nostra attività è veramente supporta quello che è un aspetto didattico importante. E poi abbiamo ragazzi che arrivano dalla Liguria, dal Friuli Venezia Giulia, Bolzano, quindi effettivamente da altre parti, dalla Sardegna, insomma, da tutte le parti. Abbiamo avuto una violinista di Riga, e quindi devo dire che insomma rimane un corso internazionale anche nel vero senso della parola. E per i ragazzi che volessero partecipare negli anni futuri, come devono fare? Beh, devono seguirci sul sito, su tutti i nostri social. Noi abbiamo una scuola di formazione sempre presente tutto l'anno a Settimo Torinese, che oltre ad avere classi degli strumenti soliti, classici che si possono trovare, affronta proprio anche questi strumenti di musica antica, quindi dal flauto traversiere, flauto diritto, viola da gamba, violino inteso anche nella maniera barocca, e clavicembalo, oltre appunto a pianoforte e a tutte le altre cose. Non hanno che da seguirci sul nostro sito, la scuola di formazione è a Settimo. Manuel Staropoli, direttore artistico del corso, anche tutti questi ragazzi in questi giorni, se ci vuoi parlare in particolare di quali sono stati i corsi, quali strumenti suonano? Allora, abbiamo praticamente quasi tutti gli strumenti musicali in uso nei tempi antichi, quindi dal Rinascimento, i flauti dolci, le viole da gamba, per arrivare alla musica barocca, quindi con soprattutto gli strumenti ad arco, i violini, viola, violoncello, e l'oboe barocco, il flauto traversiere. Quindi riusciamo all'interno dello stesso corso a fare delle produzioni musicali, sia diciamo seguendo il criterio originale del Rinascimento, sia quello della musica barocca per suonare Vivaldi, Bach, Handel, diciamo gli autori più importanti che suoniamo generalmente, sia nelle formazioni cameristiche, il trio, il quartetto, sia nelle formazioni orchestrali, quindi riusciamo a fare delle produzioni anche di concerti per soli archi o concerti con il solista e gli archi, quindi c'è molta, molta varietà. I ragazzi si sono anche esibiti in queste sere in vari concerti all'interno delle chiese del paese. Che successo hanno avuto? Sono stati contenti di queste nuove esibizioni qui a Rivara? Sì, noi abbiamo avuto fino adesso già due concerti. Il primo concerto è un ensemble ormai costituito effettivamente col suo nome e cognome, ma fatto da molti ragazzi che erano qui ai corsi negli anni precedenti, nelle edizioni precedenti, quindi c'è sempre stato un contatto, diciamo, anche quest'anno nelle produzioni musicali con le edizioni passate. E due giorni fa abbiamo avuto invece i migliori allievi del 2022, dell'edizione passata, e il riscontro devo dire che è stato molto positivo, sia del pubblico, perché abbiamo visto anche abbiamo conosciuto la cittadinanza di Rivara, chi era interessato a venire, ma per i ragazzi è stata un'occasione, perché un conto è esibirsi, diciamo, durante il corso come allievo, come succederà nel concerto di questa sera, un conto è essere invitati e dover mettere su un programma con dei pezzi anche più difficili, perché hanno avuto sicuramente anche più tempo per lavorare su questo, e erano veramente molto contenti di questa occasione. E questi ragazzi, che provengono un po' da ogni parte d'Italia, come abbiamo detto, si conoscevano già o si sono conosciuti qua proprio in questa settimana? Sì, qua succede un po' di tutto, perché nascono amori, finiscono amori durante il corso, però in realtà sì, alcuni magari si conoscono perché frequentano la stessa scuola, e alcuni invece si conoscono qui e dopo mantengono i contatti durante l'anno. Questa è anche una cosa molto bella, perché io ad esempio mi occupo della classe di flauto dolce, di traversiere, e molto spesso queste persone dopo si sentono anche durante l'anno, poi si vanno a trovarsi nelle differenze
ricercare anticità, oppure confluiscono magari nei corsi che l'Accademia del Ricercare organizza a Settimo Torinese, quindi li rivediamo sotto una veste diversa durante tutto il corso dell'anno. Ecco, quindi è bello perché alla fine c'è sempre un filo conduttore che tiene queste persone un po' legate a noi dell'Accademia del Ricercare. Vincenzo Martino, vice sindaco di Rivara, questa settimana Rivara ha vissuto un'atmosfera musicale totalmente diversa, un paese pieno di giovani. È l'ultimo, diciamo, degli appuntamenti incentrati nel programma estivo. Che cosa ha fatto l'amministrazione comunale come appoggio all'Accademia del Ricercare? Sì, dici bene che è l'ultimo degli appuntamenti estivi che abbiamo organizzato per quest'anno. È un appuntamento tra l'altro molto interessante che sta piacendo molto al pubblico e sta riscuotendo un notevole successo. Come amministrazione abbiamo subito abbracciato la proposta dell'Accademia del Ricercare, abbiamo messo a disposizione quelle che sono le nostre strutture ricettive e logistiche, oltre che organizzative. Abbiamo messo a disposizione la scuola con il parere ovviamente della direzione. Abbiamo messo a disposizione gli ex locali di Rosina con la collaborazione delle associazioni e con la collaborazione delle associazioni abbiamo anche messo a disposizione la sede associazioni dove i ragazzi vanno a provare. Collaborando con noi anche la struttura dell'asilo infantile è stata messa a disposizione. Chiaramente tutto ciò è servito per far sì che si svolgesse tutto nel modo migliore, accogliendo sia i ragazzi che gli insegnanti che stanno facendo i corsi tutti i giorni nel centro di Rivara e nelle strutture messe a disposizione, diffondendo una buona musica. E una cosa curiosa alla quale i rivaresi si fermano e si soffermano a guardare, incuriositi, ma piacevolmente incuriositi. Il paese si è riempito anche di giovani ragazzi che hanno visitato anche le bellezze storiche e artistiche del paese. Certamente questi ragazzi, oltre a fare le prove durante il giorno, quando hanno un momento di tempo libero li vediamo girare gruppetti a visitare il nostro paesino, da Villogliania, le strutture anche come quello che è la chiesa dell'Annunziata, dove oltretutto è stata messa a disposizione come la chiesa parrocchiale da Padre Stefan, in modo che si potessero svolgere anche lì delle prove e i concerti delle sere. I ragazzi sono molto soddisfatti, li vedo piacevolmente, diciamo, colpiti dal nostro paese, insomma, è piaciuto come li stiamo accogliendo e come li sta accogliendo Rivara.